La Federazione Nazionale della Stampa a Roma, la Fondazione Libera Informazione, un osservatorio nazionale sull'informazione per la legalità e contro le mafie. Sentiamo le interviste di Lucilla Franchetti a Roberto Morrione, presidente della Fondazione Libera Informazione, e a Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Abbiamo due obiettivi di fondo. Il primo è quello di costituire una sponda, un'interfaccia e un aiuto per tutti i giovani, i volontari, i ragazzi, le associazioni che nei territori cosiddetti occupati dalle mafie, perché di questo bisogna dire, continuano un lavoro duro di denuncia, di analisi, di presenza sull'informazione, spesso isolati, con pochissime risorse, poca formazione professionale. Secondo obiettivo, tallonare, stimolare i media di mercato, quindi i giornali, le televisioni, affinché mantengano le luci accese. Ma è una fondazione che mette insieme uomini, donne del mondo della comunicazione e dell'informazione, che mette insieme delle associazioni che sono in questo mondo specifico, che coinvolge soprattutto molti familiari di giornalisti uccisi dalla mafia, che vuole monitorare, seguire, stimolare, non ricorrendo solo alla cronaca, solo all'emergenza, ma dare contenuto, forza a un'informazione attenta e seria, per dare una mano alla gente a fare in modo che cresca il grado di conoscenza, di consapevolezza, un sapere.